Amici. Qua dietro c'è Bea. Aspetta. Qui. Bea. Fatti prendere la testa. Ma. Vabbè. Non so cosa devo fare. Niente. Mangio. Ma perché mi escono ancora i video? Non lo so. Del perché Anima e Sabri si sono lasciati. Boh. Dunque. Ah sì, eravamo rimasti qui. Qui dove? Dannazione. A combattere. Ma mi hanno già visto. Non lo so. Oddio. Ah, ho visto il serpente. Aia. Oh, ma sta vecchia. Come si permette di toccare il mio bimbo? No. Aia, sono uno stupido. Aia. Oddio, ho colpito il suo... Il tizio. Via, via, via. Ok, il toro è morto. Questa si trasforma. Bene. Prendiamo la vipera e cerchiamo di non morire più. Un'altra vipera. Che ci togli le ghiande. Chi è che mi ha sparato? Da dove? Ah, da su. Come lo raggiungo? Io luto mentre combatto, sono un genio. Io esplodo perché si sentiva pure la mina, sono veramente una cosa micidiale. Molto bene. Ah, con le vipere ce l'ho tutte e tre. Cioè, nel senso, una l'ho già venduta. Ma non è una vipera. E ne ho trovate due. Cosa hai detto? Ho detto mangiatele. No, devo venderle. Perché? Che devo venderle. Una missione. Sì, sono io. Muori. Il coso blu.
Altra gente. Aia. Come ti raggiungo sto tizio? Io ancora non ho capito. Ah, da qua sopra, ok. Grande, hai tirato l'ascia sul tuo amico. Fuori uno cosa? È da 2 ore che li ammazza. Sei scemo, Leon. Bella storia che sei in live. Ai. Me la fai tu per favore. Un altro coso blu. Me la fai tu per favore. Fai una foto a me, allo schermo, come cavolo vuoi, una foto. Perché fai una foto per una storia. Se vuoi, sì. Però se ci metti della musica in sottofondo. Vabbè, fai cosa vuoi. E poi scrivi: sono in live, link in bio, che ne so. E metti uno sticker della live. O uno sticker di Twitch, che ne so. Caro amico, ti scrivo. Come ti raggiungo? Non si può salire qua sopra. Non capisco. Non è scomodo. Cosa gioco così? Sì. Se parli più forte ti sente magari comunque. Ne scusami, così puoi avere momenti divertenti anche tu. Oh, ma io ti giuro che non capisco. Ah, forse ho trovato. Una scala che non avevo visto. No, niente, scherzavo. È esploso. Ma si può salire? Però non posso. Non posso perché mi sa che mi serve qualcuno con cui... Ah no, da qui. Sono un po' stupido, eh. Boom! E si va avanti. Ok, barile, qua si sale, ok, pensavo di non averlo preso, non c'è niente, entriamo qui, da sfondare, vai Leon. Non devi farla troppo lunga, beh, eh. Tanica. Dove mi serviva la tanica? La barca. Metti link in bio. Sono live su Twitch. E metti uno sticker. Questa mi sembra utile. Bene, 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 bene. C'è qualcos'altro? Sento un altro serpente. Vabbè, io lo prendo a prescindere. Intanto in caso lo uso per curarmi. Piccola chiave, bene. Oddio, 2 serpenti. Ok.
il tizio che era qui e l'ho ucciso con un colpo praticamente. O è esploso per i fatti suoi. Qua c'è altra gente, la sento. Quante vipere. Ah, questi sono spawnati. Vabbè, ragazzi, io semplicemente me ne vado. Non spreco colpi con voi. Imbe heal, a me imbe heal. Si è vista tu? Imbe heal. Ma è inutile che sali la scala. Ora che arrivi, sono già sparito io. Ciao. Ok. Vabbè, mettiamo il carburante. Sì, ma con quel coso che c'è in acqua, tranquilli, va bene lì. Ho un po' paura. Chiaro. Palese. Leon, muoviti. Ti prego, fai veloce. Ma c'è il link di Twitch, c'è solo il tuo link in bio. C'è solo la tua bio. Ok. Oh Dio. No, come la scena di Moby Dick. Ah, devo pure arpionarlo. Proprio alla baleniera. E il 4 questo. Bastardo. Sì. Mi è mancato. Non so dov'è. La barca posso un minimo controllarla, però. Beh. Quanto è grosso! Sono un bel bocconcino, vero? Eh sì. Non riesco a prenderlo. Non riesco a prenderlo. Ok. Dio santo. Eccolo che inizia. Eccolo. Dai. Non riesco a prenderlo. Ma guarda come si muove. Via. Dai, esci fuori, eccolo e lo manco. Quanti ne fai? Non l'ho ancora messo. Sì, ma metti il simbolo di Twitch. Ok.
Vai, vieni, vieni. Ti aspetto. Dove sei andato? Arriva. E di nuovo. Orca miseria. Cazzo, hai la pelle dura. Eh sì. Madonna, Leon. Quanto sei cazzuto, però, eh. Un po' troppino. Cioè, non gliene frega niente. La pelle è dura. No, ti ho preso mentre saltavo. Live in Twitch. Sì, a Napoli l'hai messo. Metto qua. Sì. Oh Madonna, non mi sono spostato in tempo. Prendi la mia. No, muore, ciao. Oh. Aveva una cosa come 50 arpioni. Ma ci credo che vomiti. Ma quindi è infetto, Leon? Quando il tizio di prima mi ha preso, mi ha preso dal collo, si vedeva anche dagli occhi. Che lui è... Che non so, penso sia infetto. E quindi adesso come fa? Non lo so. Brr, che freddo. Agnello sacrificato. Ah, ma tu non senti. Riceverai il nostro corpo. Ma sto guardando. Più sacro. Ma inizio adesso. Ah, il tizio. All'alba tu ti unirai al nostro culto, accolto dalla mia benedizione per sempre. Ce la fa più lì. È distrutto, devastato. Entra l'acqua nella barca, bello. Non sembra infetto. Eh? Non sembra infetto. Lo so. Magari non è infetto. Magari, come ha detto quel tizio grosso, c'è solo qualcosa nel suo sangue che... Non lo so, ha vomitato sangue, aveva gli occhi gialli prima. Boh, non so che dire. Condor 1 a Nido, mi ricevi? Condor 1, sei stato in silenzio radio per 3 ore. Va tutto bene? Sì, sto bene. Non succederà più. E la chiesa? Sto ancora cercando una specie di chiave. Ricevuto. Almeno stai bene. Chiudo. Capitolo 4. Trova la chiave della chiesa. Berretto. C'è troppo silenzio. Molto, molto silenzio. Oddio, sì. Al buio, fuori, sento bisbigliare, quindi ci saranno sicuramente quei cabron vicini.
aspettate. Arrivo, eh. Ok, allora. Io odio sti bisbigli perché non... non si capisce mai da dove arrivano. Tinta rossa intanto. A brisa. Stanno pregando. Ha preso. Oh Cristo. Ma cos'è? Vabbè. Lui? Merda. Quanto sono forti, c'hanno un sacco di vita. Ciao Vale. Vale, forse ti aspettavi che io tipo mi tenessi libero per le 6. Il punto è che poi però io la mia risposta quando ho visto il vocale del io ci sono alle 6. Effettivamente, cioè, non è che ti ho dato una conferma del fatto che io ci fossi alle 6 per fare Sons of the Forest, però effettivamente hai ragione. Volevo solo chiederti se è un problema per te se adesso finisco questa live, semplicemente. Non so, faccio un'ora, un'oretta e mezza. Niente. Ah, ok, sei tempo fino alle 20, allora... insomma, sei tempo fino alle 20, dovrei staccare adesso. Potrei anche farlo. Fammi raggiungere una macchina da scrivere e poi salvo ed esco. Che razza di posto è? Non lo so che posto è. Una specie di tempio. Lo stesso che ho visto alla chiesa. Sì, è vero, lo stesso simbolo. Ma no, Vale, tranquillo, davvero. Voglio... questa è la chiave. Questa... sarà un enigma di qualche tipo da risolvere poi. No, davvero Vale, raggiungo una macchina da scrivere, salvo e basta, giochiamo. Il lago. Ah, c'è anche raffigurato il mostro. Madonna, però se queste incisioni sono così antiche... Allora, tra l'altro qua sopra, in alto a destra, c'è un teschio con i tentacoli, non so cosa voglia dire. E c'è anche in basso... Forse sono i posti ancora... con tanti mostri. Esamina i due luoghi. Chiave degli altarini. Munizioni. Oh. Trovo qualcuno che mi procuri un uovo di gallina dorato. A cosa mi serve? Beh, in alcuni casi è meglio non sapere, non trovi? Vendi un uovo dorato, area non specificata, spinello 3, ok. Non so dove dovrei trovarlo, però va bene.
Barca. Ah, ma ho capito dove sono. Guarda. Aspetta. Guarda, salgo la scala e capirai. Vedi? Ho il nuovo merce che potrebbe piacere. Sì. Salviamo. Dove mi ero fermato? Perché avevo interrotto la live per via di un imprevisto, del fatto che dovevo fare live anche di Sons of the Forest e quello era l'unico momento dove potevo farla, e mentre Resident Evil 4 potevo continuarla in un altro momento, cioè adesso. Comunque, allora, adesso possiamo, innanzitutto abbiamo la barca e siamo arrivati qui, abbiamo sbloccato lo shortcut. L'odore della battaglia, benvenuto, ho delle novità per te. E lui ha delle novità per noi. Perché non provi una nuova arma, straniero? Ecco il lanciarazzi, tra l'altro. Salvarti la vita. Potrei fare l'estensione della valigetta, Progetto granata assordente, progetto mini adesive, Anche se c'è l'offerta. La pistola in realtà l'ho già potenziata abbastanza. Forse il pompa. Velocità di ricarica no. Cadenza di tiro no. Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cosa grandiosa? I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Un tipo di ametista proveniente dalle miniere di questa regione. Allora, devo vendere 3 vipere intanto. È proprio così che ti voglio. Ottimo lavoro. Tra l'altro posso vendere le armi, anche la pistola di base che ho. E in realtà non ho nient'altro da vendere. Forse vorrei prendermi questo. I miei articoli sono tutti di fattura eccellente. La carabina. Otturatore, girevole, scorrevole, ideale per colpire bersagli a lunga distanza, potenza contro i punti deboli per 3, capacità perforante, compatibile con diversi mirini. Dai, prendiamola. Dove lo trovi lo spazio necessario? In tasca? Hai ragione, non ho considerato lo spazio. Tanto è lunga. Lunga e basta questa carabina. Ma dovrei trovarci lo spazio in teoria, Sì. Ok, ecco qua. Dai la buonanotte ai tuoi nemici da lontano con un bel colpo in mezzo alla fronte. Grazie, ah, capo. Ben fatto, hai dimostrato di essere affidabile. Ti serve nient'altro? Punisher, questa è una pistola. Una pistola con grande capacità perforante e rinculo ridotto. I soldi non possono comprare. Allora, poi mirino ad alta precisione, mirino ottico ad alta potenza con 3 livelli di ingrandimento. Può essere montato su carabina e alcune armi automatiche. Ok. Maschera elegante. Una stravagante maschera indossata per i balli. E maschera. Ma la pistola, io la prenderei anche. Mi dà fastidio solo che ho già potenziato l'altra, e quindi la maschera la prendo. Così ci incastrono le gemme da vendere. Lo so, lo ripeto spesso. Prendiamo la Punisher. Ah no, vabbè. Prima devi recuperare un po' di spazio. Non ho spazio. Posso vendere qualcosa? Vabbè, la granata assordente posso anche venderla. Anzi, abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Vendiamo un attimo. Allora, lancia frecce. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. Glielo rivendo. Per il semplice fatto che non me ne faccio davvero niente. Davvero, davvero niente. Cioè, è figo che non consumo munizioni, però fa schifo. Ti serve nient'altro?
presto a trovarci. Depositiamo magari il pompa, che per ora non credo mi serva. E tutto il resto. Allora, intanto facciamo il mix. Così. La vipera la uso per curarmi. Creiamo munizioni per pistola? No. Facciamo carabina. Fucile. Munizioni per pistola. Ok. Altre per pistola? Boh, non lo so. Per ora no. E ci prendiamo la Punisher. Saggia scelta, amico. Con quest'arma puoi bucare qualunque cosa. Qualunque cosa. Beh, fai buon viaggio. È proprio interessante perché. Perché appunto perfora. Una pistola con incredibili capacità perforanti, la canna corta e il rinculo ridotto la rendono facile da maneggiare e un'ottima scelta come arma da fianco. Allora, questa è quella normale. Questa è la Punisher. Ok, posiamo l'altra. È un po' mi dispiace posare l'altra, la pistola di Leon. Ci mi c'ero affezionato. Benvenuto. Beh, posso potenziarla la Punisher? Sì. Per te. Però non ho soldi. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. La prossima volta compra qualcosa, eh? Ma infatti, caro amico, ma io non potevo rifarmi, aggiustare il coso, come si chiama? I miei articoli sono tutti di fattura il giovane, coltello. Non importa. Tempi duri. Non vedo l'ora di provare questa pistola. Comunque, ah, posso. Tra l'altro mi dà il patto che mi dà in basso a destra gli arpioni da usare. Non mi rassicura. Da qui però io ci sono arrivato, se non sbaglio. Infatti, quindi andiamo a destra. No, 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 è vero, io sono arrivato da là e sono entrato qui dentro. Qui ci sono stato? Non mi ricordo. No, non mi sembra. Ah, sì, 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 il cappello, mi ricordo. Ok. Andiamoci. Non mi sembra ci siano altre zone da vedere. Tipo qua. Sì, posso scendere qua. C'è un baule. Alessandrite. Direttamente da Silent Hill questa, eh? Alessandrite. Alessa Gillesprite. Un altro. Questo è molto interessante. Un'altra pistola. Red 9, una potente pistola. C'è un grosso 9 in rosso inciso sulla impugnatura. Per ricordare a chi la utilizza di non caricare le munizioni sbagliate. In che senso? Non lo so.
ho troppe pistole però adesso, davvero. Pieno di barili. Mi sembra di stare su Crash 4. Cioè, mi sembra di stare su Crash 3. Nel livello con la moto d'acqua con Coco. A prendere le casse. Ok. Ok, là c'è un tizio. Ma dai, non mi hai visto. Invece sì, mi hai visto. Oh cazzo. Proviamo la nuova pistola. Ok, è lenta in culo. Ok. Ok. Via dalle palle. Che ansia, questi tentacoli che gli escono dalla testa. Chiave piccola, usiamola. Barra d'oro. Una piccola barra d'oro può essere solo venduta. Beh. Era chiaro. Cos'è? Ah, una foto. Ma l'avevo già trovata sta foto o sbaglio? In un'altra casa però. A meno che non sono già stato qui. Ma non mi sembra. Polvere da sparo. Botola. Perso completamente il senso dell'orientamento. Diario di un anziano. 3 anni fa la mia beneamata figlia si è spenta subito dopo aver dato alla luce suo figlio. Da allora il bambino è cresciuto notevolmente, molto curioso e dotato di una grande sete di conoscenza. Cerca sempre di seguirmi quando vado a caccia. Non posso perderlo di vista un attimo. Ogni volta che ci addentriamo nella foresta mi chiede di raccontargli una storia. È un grande appassionato di Don Quixote. Ok. Anche se ancora piccolo e molto sveglio, ha grande spirito di osservazione. Beh, se legge Don Quixote. Se non fossimo bloccati qui, sarebbe potuto diventare un accademico. Sono stato uno stupido imprudente, avrei giurato di aver colpito il lupo dritto al testa. E invece mi ha avventato contro. Mi si è avventato contro. Sono riuscito a rientrare alla baita, ma la ferita è gonfia e scura. Non sopporto la vista dello sguardo preoccupato di mio nipote. Il mio corpo si muoverà solo e sento delle voci nella testa. Sto forse impazzendo? Non posso morire adesso e lasciare da solo il ragazzo. Mio Dio, ti prego, proteggilo. Ok, è l'evidente diario di una persona che si stava trasformando. Anello con rubino. 6.000. Ok. Questa è l'or. L'or servita su un piatto d'argento. Quindi quella foto è la foto del signore con suo nipote, immagino.
Ah. Sicuramente il tempo meteorologico mi fa perdere il senso dell'orientamento, ma ora ho capito dove sono. Sì, mi ricordo. Infatti, questa qui davanti è una di quelle porte che avevamo trovato con lo stemma che non potevo aprire, ma invece ora sì perché ho la chiave. Ok, buona a sapersi. Incarico. C'è qualcuno in grado di pescare per me il pesce gigante che vive nel lago? L'olio di pesce può essere utile per tante cose. Questa foto dovrebbe aiutarvi a trovarlo. Richiesta: vendi un persicotrota gigante. Vedi immagine allegata. Ok, come lo pesco? Ah, bello il fucile così. Proprio mira come se fosse un FPS. Fa effettivamente un po' strano in un gioco così, di questo genere. No, Leon. Questa è proprio marcia, eh. Leon si sveglia, è palese. No, ok, niente. Strano. Polvere. Scala. Dove sono? Non lo so. Ok. Chiave piccola, bene. Verde. Nient'altro? Ok. Tu sei buona lì, brava. Aspetta, di qua? Ah, ok, da di qua ci sono arrivato. Ok, niente, torniamo indietro. Oia. Mi sa che questo è il lupo del diario. No. Ah, un colpo? Va bene. Eh sì. Aia. Andiamo alla barca e basta. Andiamo alla barca, 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 devo curarmi. Sì, grande lupo, grande. Ma posso ucciderli con l'arpione da qui? Ah no, se ne vanno. Sì, stronzi. Ok. Per caso ci sono. Ah. L'altarino. Ma quell'altarino che ho trovato non mi faceva far niente. Piedistallo di pietra. Cassetto chiuso, tesoro. Da una quanti posti. Tesoro. Luogo del dipinto murale. Non mi sembra neanche più di giocare a Resident Evil. C'è una quantità di cose da esplorare senza senso.
qua è l'inizio. Ah, ok, qua ci sono i cosi con l'esagono. Ok. Madonna, che grossa sta mappa. Chiave della chiesa qua. Madonna, mi sembra davvero di stare dentro The Forest. Ah, ok. Qua mi sono... Qua non so cosa bisogna fare. Non lo so. Qua a sinistra non ci sono andato, infatti. E continua. Aperto? No. Ah, è chiusa. C'è gente, mi sa. Sì. Dove stai? Dai, non ci voglio aspettare. Puoi correre, però non ti puoi nascondere. Dove stai? Fretta, sai. Dio, ma quanti sono? Ok. Così facevo prima. Granata assordente. Ma vieni, vieni. Vieni. Bene. Bello, mi piace sto fucile. Un altro. Ah, vabbè, mi ha visto. Porca miseria. Pensavo fossi andato giù con due colpi. Che ti avessi quantomeno assordito. Dove stai? Ah, tra l'altro la chiave con lo stemma l'ho usata. Boom, basta. Ok. Cos'è che volevo fare? Curarmi, sicuramente curarmi. Sono qua. Brutto mostro di merda. Madonna ragazzi, ma sta carabina è fortissima. Veloce. Ok. Sciotta tutti. Ok. Ok, qua scala, lo accendiamo dopo. Ah, ok, questa è la shortcut. Oh, oddio, basta. Aia, mi ha preso. Male, vero?
No, prima salgo perché ci sono quelli che tirano le cose da sopra e sono veramente pallosi. Merda, merda. Ma muori? Muori da solo, bruciato? Vi state uccidendo da soli, non mi sto neanche toccando. È finito? Ok, grazie. Oh, cos'è questo? Non l'ho visto. Non lo so. Poi capiremo. Dove sei uscito tu? Donna Leon c'ha la faccia rossa. Ti è piaciuta la schivata, eh? Via dalle palle. Questa? No, niente. Ok. Pianta gialla, bene. Però non gioco la rossa. Controllato tutto? Penso di sì. Oh. Ah, ok, qui c'è l'enigma. Sì, ho guardato tutto. Di qua non sono andato. Ok, non c'era niente. C'era solo dei barili. Ok. Che posti mi mancano? Allora, qui. Aspettate un attimo.
Ecco qui. Mi stavo semplicemente organizzando le live per oggi e domani. Allora. Ok. Madonna, ma... Non ho un attimo di riposo. Ogni volta che vado in una via c'è un'altra diramazione. Assurdo. Qua? Ah, ok, ce l'ho la chiave. Non mi ricordavo. Bracciale sontuoso. Anche qua posso metterci le pietre. Un grosso bracciale molto decorato, con due cavità rettangolari. Ah, solo due? Pensavo di più. Ok. Munizioni per la carabina ne ho ancora, sì. Ahí va eso. Ok, noi siamo arrivati da qua. Poi, qua attorno non c'è più niente. E di qua c'è un altro posto. Tutti. Tutte le casse. Oh! Ah, sono sbucato da un altro buco. Ok. Cosa mi manca? Chiave della chiesa. Qua sopra devo andare. Qua non so neanche se ci sono mai stato. Non capisco. È tutto uguale sto posto. Però mi sa di no. No, infatti. Qua c'è un'altra di quelle combinazioni da lì. Tipo topi squittile. Anche qui c'è una statua dietro. Non ho proprio idea di come aprire queste cose. Perché non mi sembra di aver trovato nessun documento, qualcosa che mi spiega. Altarino. Poi dovrei andare in tutti questi i vari villaggi dove non dove avrò lasciato sicuramente perché qua è insanguinato? Non lo so. Avrò lasciato sicuramente delle serrature aperte dal fatto che non avevo le chiavi prima. Quindi magari andiamo... Che casino! Andiamo da qui, va. No, allora. Cassetto chiuso. Io ho una chiave piccola, sì, perfetto. Quel pesce, boh, quando si farà vedere cercherò di arpionarlo.
Ok. Ma il cassetto chiuso dov'è? Forse di qua. Ok, qui. Orologio da tastino. Dico orologio da taschino piuttosto usurato. Ma non ho capito se le posso riparare. Se li posso riparare questi oggetti rovinati, tipo la collana. Oppure se vanno venduti così. Boh. Vabbè, intanto li vendo. Vendo tutto quello che non mi serve adesso. Allora, abbiamo la maschera. Quindi incastoniamo gemme blu, viola. Ah no, è vero. Ah no, solo quelle rotonde posso, vero. E nel bracciale invece quelle. Ok, quindi ci mettiamo questa. No, ok, così. 16.000 pesetas. Ok. Salve, benvenuto. Bene, che posso fare per te? Ti prendo questo, 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 la chiave che non mi serve più, la barra d'oro. Grazie. Un sacco di soldi mi sono fatto. Allora, la Red 9 in realtà ha una pistola da grande potenza ma con un ronculo elevato. Non so, la Red 9 per ora la vorrei lasciare qui. Voglio il mirino per... per la carabina. Estensione valigetta 7x12 e 8x12. Vabbè. I miei articoli sono tutti di fattura. Estendiamo la valigetta. Ma le dimensioni non contano, giusto? Nel senso, caro mercante, in realtà credo che fattualmente conti, no? Ma fammi finire. Concettualmente in realtà contano, solo che le persone danno un po' il significato che vogliono a questa cosa, quindi contano vuol dire sia in modo positivo che negativo. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Potenza, cadenza di tiro, velocità di ricarica. Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cosa grandiosa? No. Ma la pistola questa qui a sto punto la vendo. Non fa differenza. No. Aspetta a noi però decidere il prezzo. Posso okay. fare altro per aiutarti? Vedi di non rimanerci secco. Ok, allora la Red 9 la poso. Ci montiamo il mirino al fucile. Ah, il mirino deve stare nell'inventario. Proprio separato, va bene. E ok. Ma non avevo venduto il lanciafrecce. Boh, non so. Cazzo di... Ok, cosa mi manca? Vabbè, qua c'è il mercante, poligono di tiro, altarino, tesoro, medaglione blu che non ho visto. Ah, giusto, la chiave negli altarini. Cazzo è? Lampada con farfalle. Una lampada di vetro satinato ornato d'oro. Ci sono tre cavità sui suoi lati. È possibile incastrarci gemme. Va bene. Medaglione blu.
qui non me lo fa. Non lo vedo. Qua c'è il cancello con il coso che ringhia dietro, che vorrei tanto aprire per scoprire cosa c'è dietro, ma ahimè non se puede. Cos'altro? Tesoro, tesoro, macchina da scrivere, cassetto chiuso, cancello della chiesa, tesoro, tesoro, passaggio nel muro, casa del cacciatore, tesoro, tesoro, qua c'è una porta chiusa, ah no, niente, ok. In realtà qua non c'è più niente che mi interessa. Sono un po' bloccato. Altarini non ce n'è più. Tesoro, tesoro, tesoro. Ah, altarino qui. Quindi devo andare. Oddio, quanta strada che devo fare per la fattoria. Voglio vedere com'è il mirino. Ok, bello, mi piace. Ma non posso tornare indietro? Scusami. Non ho capito. E io come cazzo ci arrivo lì? Vabbè che c'è l'altra strada qua. Ok, niente. Boh, devo fare il giro. Ma dietro non ho controllato. No, non c'è niente. Comunque, il problema più grande di questo gioco finora è che non fa paura. C'è molta azione, anche abbastanza divertente, ma non c'è nemmeno un po' di componente horror. Proprio zero. È solo molto cupo in alcune aree, basta. Ma in realtà, allora, la foto del pesce dovrebbe farmi vedere il posto in cui lo posso trovare, in teoria, no? Ecco, infatti. È vicino a qua. Ah, eccolo! Eccolo lì. Vediamo se lo prendo. Preso? Sì. Persico trota gigante. Ok, bene. Ma ok, ce l'ho qua. Un grosso pesce simile alla spigola grande, quasi 50 cm. Può essere venduto a un prezzo elevato o usato per ripristinare di molto la salute. Che figo. Regia, mettimi una musica adeguata al momento. Ok, grazie. Devo andare di là. Ciao Luca. Buongiorno. Ah, ok, qua dove c'erano i lupi. Allora.
Dov'è il lupo? Dov'è il lupo? Dov'è il lupo? Ciao! Non so come l'ho preso, ma l'ho preso. Ma che cazzo? L'ho mancato. Aia. Ok. Mi stai quasi venendo voglia di giocare a Resident Evil, se riesco a tutti. Lo so. Ma, te la sto facendo vedere venire io o il gioco perché lo vedi e ti sta piacendo? Comunque sì, i remake soprattutto sono sensazionali. L'unico problema che ho detto prima di questo gioco, rispetto agli altri, che gli altri comunque, cioè quindi Resident Evil 2 e 3 remake, è che questo non fa paura, semplicemente. Ok, che è un gioco d'azione, però non ha minimamente la componente horror. Gli manca completamente. Entrambi cosa, Luca? Sono... Allora, i remake sono... fondamentalmente... Come te lo spiego? Allora, questo è Resident Evil 4. Da Resident Evil 4 in poi svacca, ok? Essenzialmente Resident Evil diventa una merda, ok? Quindi i primi 4 sono i principali, consideriamoli così. In ogni caso, i primi 4 sono gli unici ad avere un remake, ok? Il remake del primo però è un po' diverso, perché è un remake paro paro fedele a come era il gioco originale. Quindi non c'è la telecamera alle spalle, e ci sono le inquadrature iconiche, classiche dei giochi degli anni 90, eccetera, eccetera, eccetera. I comandi a carro armato e bla. Da Resident Evil 2 in poi hanno fatto questo nuovo motore grafico, hanno standardizzato i remake dei Resident Evil e sono tutti più o meno così. No, dico, mi invoglia sia il fatto che ci stai giocando, sia il gioco in sé. Ok, Luca. Vabbè. Sì. Allora, in realtà, se devo dirti la mia, il primo puoi skipparlo, nel senso che, cioè non è che puoi skipparlo, che è quello che più si distacca dai tre giochi dopo. Ok? E comunque ora dovrei andare a mangiare, sorry, torno tra poco. Ah, ok, vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Non so cosa devo fare, non so cosa devo fare, sono bloccato. Io ho un gettone. Mi sto sicuramente perdendo qualcosa. Intanto là c'è un altarino. Un altro bracciale. Bracciale con perle. Un braccialetto decorato con grosse perle. È forse il tesoro più semplice che ho trovato finora, ma vale un casino. Per 12.000. Va bene.
L'unico motivo per cui non sto ancora ingappando in trappole da orso è per il semplice fatto che credo di averle prese tutte. Ho proprio tutte prese, tutte quelle del gioco. Intanto vado a vendere sto pesce al mercante. Vediamo per quanto. Cioè, vediamo quanto ci dà. L'odore della... Benvenuto. Bene. Che posso fare per te? 5.000, no? Pensavo di più. Puoi vendermi qualsiasi cosa, più o meno. È proprio così che ti voglio. Ottimo lavoro. Ok, mi ha dato quattro spinelli. Mirino laser. Un laser che Come punta a ci siamo puntare il procurati bersaglio tutte può essere queste un torso. rarità? Non vuoi saperlo, amico. Il mirino laser lo vorrei. Però costa un botto. Posso torna presto a trovarti. No, in realtà ho sbagliato. Punto dove scendere, però non importa. Allora, sta cazzo di chiave della chiesa. Io. Che cosa devo fare? Cosa devo metterci su ste mani? Non... Indietro non ho lasciato niente, no? Mi segna un tesoro. Ah, eccolo. Non mi viene in mente niente. Forse devo solo andare a tentativi. No, è assurdo, non ha senso. Non ha logica. Che cazzo? Non so cosa fare. Piedistallo di pietra, piedistallo di pietra. Ah, lì c'è il coso da mettere gli esagoni. Tesoro. Ah, qua c'è l'altro punto bloccato.
Porcaccia. Sono maledettamente bloccato. Che odio. Non trovo manco più la barca. Ok, grazie. Qua in fondo non mi ricordo cosa c'è. C'era l'altarino che ho aperto. Aspetta. Aspetta. Ah, qui si saliva, ok. Per arrivare da nessuna parte. Vabbè, incredibile. Bravo, infangati tutto, Leon. Io non capisco. Torniamo giù. L'unico punto che non ho ricontrollato è il punto da dove ho ripreso, da dove sono partito con la barca, da quando ho messo il carburante. Qua mi serve gettone d'argento. Un gettone d'argento può essere scambiato con un premio alla macchinetta del poligono di tiro. Ah, ok, vabbè, ma questo è. Ok. Tesoro. Tesoro. Tesoro, macchina da scrivere tesoro, cassetto chiuso, tesoro, 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 altarino, ok. Ah, ok, avevo detto faccio il giro per arrivare fino alla fattoria, ok. No, è vero perché. Ah, no, 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 no. Niente, scherzavo, perché è chiuso. Boh, ragazzi, io vado al poligono di tiro. Vado al poligono di tiro, sparo un po' e poi stacco.
Andiamo. Un fucile può abbattere più obiettivi in un colpo solo. Tuttavia, la cadenza di tiro lascia un po' a desiderare. Vai. Andiamo di fucile. No, no, riprovo. Voglio prendere quel cazzo di scemo là. Aspettiamo. No, niente, non è adesso. Ecco adesso. Tempo bonus. Eh? Oh cazzo. Ah. Ok. S, buono, finalmente. Uno d'oro e uno d'argento. Ok. Mamma mia, quanto sono stato bravo. Vai, però adesso voglio l'S della pistola. Dai, su, che cavolo. Ah, non li ho presi tutti. È finita. Sì, 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 dai, dai, dai. Oserei dire che ti abbiamo. Dai. 3, 2, 1, via. Sei un artista, amico. Grande. Ricarica. Dai. Devo ricaricare. Pezzo di merda. No, l'ultimo era. Dai, era l'ultimo. Dai, fatto. No, 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 i colpi! La partita è finita! Ho missato un colpo. Oserei dire che ti abbiamo sottovalutato. Stai zitto. No, ho messo il fucile. Sono stupido. Se ti affidi.
Dai. 3, 2, 1, via! Oh, meraviglioso! Grande! Fantastico! Ricarica! Dai. Guarda come misso. Sì. Devo ricaricare. Io non ci posso credere. Io sono... Madonna. Ho preso S lo stesso. Forse per il tempo. Non lo so. Io devo prenderli tutti. Guarda! Colpo grandioso! Ricarica! Oh, meraviglioso! Ricarica, ricarica, ricarica! Io... Va bene, uso il mouse. I bersagli non rendono. Dai. 3, 2, 1, via. Fantastico. Ecco, il mouse è un'altra roba. No, vaffanculo, li ho presi tutti. Mancava solo l'ultimo. Non era S, era SSSS plus. 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 Vabbè. Basta. Dai, voglio metterci 3 ore però io qua. Dai. Manca l'ultimo. 1C. Finirai presto tutte le munizioni, amico. Vai, sia fucile che pistola. 2, 1, via. È così che si fa. C'è un altro? Ah, lì dietro. Vai, finché va bene uso la pistola. Eh no, qua devo usare il fucile. Non so come l'ho preso. Ok. Ah, ho preso il tizio. Vabbè. Riesco a prenderlo. S, dai. Ah, ok, grazie. E invece credici, coglione. Dai, mettiamo sti 3 ore qui.
tema degli Illuminados, epico. Probabilità di colpo critico con attacco corpo a corpo più 20%. Bello. Vai, mettiamo tutti gli argenti che ci avanzano. Scarabeo rinoceronte, epico. Prezzo di rivendita degli oggetti curativi più 100%. Figo. Leon con lanciarazzi. Costo del lanciarazzi meno 20%. Ah, buono. Te ne vai già via. Già via. Bro, ho stato 2 ore a sclerare. Vai, mettiamo sti ciondoli. Quindi adesso il lanciarazzi quanto costa? Ah, 64.000, molto meno. Ho qualcosa da venderti? Sì, la vecchia pistola. Non serviranno a nulla nella tomba. Va bene, per oggi basta. Salviamo. Ci vediamo nella prossima live. Ciao ciao.